Ciao a tutti, sarò rapidissimo anche perché stamattina il nostro ministero è stato impegnato nel decreto e nel DPCM che adesso sono in Consiglio dei Ministri proprio in questo momento, ma mentre si lavora e si cerca di dare il massimo, poi bisogna vedere anche quello che accade fuori e arrivano, pervengono notizie che è opportuno far sapere alla popolazione e soprattutto è opportuno che vengano divulgate perché da quello che mi dicono, io non accendo più la televisione ormai da anni, c'è un attacco concentrico verso questo governo e soprattutto ovviamente verso il Movimento 5 Stelle, dal mio punto di vista dovuto al fatto che la gestione di questa enorme quantità di denaro che si sta mettendo in campo e che viene ripartita equamente, qualcuno vorrebbe farla in maniera diversa, ma detto questo, e sarò veloce, è pervenuta alle due Camere, Camera e Senato, una richiesta di arresto per due parlamentari, entrambi dello schieramento di Forza Italia, Luigi Cesaro, che è senatore, e Antonio Pentangelo, che è deputato. E Forza Italia è una delle forze firmatarie della mozione di sfiducia a Bonafede, immagino e mi auguro ritirino la loro firma, o quantomeno, essendo la sfiducia calendarizzata in Senato mercoledì, il senatore Cesaro ritiri la sua firma da quella sfiducia. Mi aspetto anche che il deputato Pentangelo, che è componente, pensate un po', della Commissione Antimafia, rassegni immediatamente le proprie dimissioni. Arrivederci, divulgate queste notizie, fate post vostri, non condividete me, fateli voi, divulgate queste notizie perché è una tristezza che il Parlamento si debba occupare di queste cose. Ciao.